Buongiorno a tutti, sono Fabrizio Ranieri, consulente finanziario. Oggi andremo a vedere come si costruisce un portafoglio di investimento. Innanzitutto vanno definite le proprie aspettative, dopodiché andremo a scegliere le aree geografiche e gli strumenti. Infine si farà un monitoraggio periodico. Andiamo nel dettaglio. Per quanto riguarda le aspettative, le proprie aspettative, l'aspetto fondamentale è il livello di rischio che si intende sopportare, quindi sarà tipicamente basso, medio e alto rischio. Dopodiché andremo a vedere la durata dell'investimento, breve, medio e lungo. Per darvi un'idea, sono circa un anno, 3 anni, 5 o più anni per quanto riguarda il lungo. Infine andremo a identificare le caratteristiche dell'investimento per quanto riguarda i flussi. Per esempio, se noi abbiamo bisogno di avere un flusso periodico, perché siamo pensionati, per esempio, abbiamo bisogno di integrare la pensione. Per quanto riguarda la scelta delle aree geografiche e degli strumenti, è fondamentale fare una diversificazione geografica. Tipicamente una bella parte del nostro portafoglio sarà investita negli Stati Uniti, una parte importante sull'Europa, sui mercati emergenti, sull'Asia. Perché si fa questo? Innanzitutto per ridurre il rischio. Questo è l'aspetto fondamentale dei nostri investimenti, diversificando e investendo in aree geografiche, le più importanti al mondo, noi ridurremo il rischio di avere un paese che non va bene. L'altra cosa importante è fare una diversificazione di strumenti. Nei portafogli i due strumenti tipici che vengono utilizzati sono le azioni e le obbligazioni. Le azioni sono quelle più dinamiche che ci danno più rendimento, però possono anche perdere molto, mentre le obbligazioni hanno dei rendimenti un po' più bassi e però un rischio leggermente più basso. Oltre a azioni e obbligazioni c'è anche la liquidità che viene spesso inserita nei portafogli, soprattutto quelli a basso rischio. Questo è un esempio di un portafoglio ben diversificato, rischio medio-basso. Come potete vedere, sono presenti sia vari strumenti, come azioni e obbligazioni, addirittura l'oro e le materie prime, come a varie aree geografiche. Mercati emergenti, Stati Uniti, Europa. Infine andremo a fare un monitoraggio periodico. Qui scegliete voi il periodo, se un anno, 3 anni o anche di più. Importante quando andiamo a fare il monitoraggio, dovremo andare a vedere la coerenza con le nostre aspettative, se il portafoglio sta ottenendo i risultati o si sta comportando come avevamo stabilito rispetto al nostro rischio rendimento, la qualità degli investimenti, soprattutto per quanto riguarda i fondi, che possono essere di ottima qualità come di pessima qualità. E infine andremo a fare un monitoraggio delle nostre aspettative future, perché ognuno di noi cambia nel tempo e quindi andremo a cambiare il nostro portafoglio in base a quello che serve a noi. Una cosa importante, tornando indietro alla slide precedente, questa diversificazione può essere fatta con un capitale molto grande utilizzando obbligazioni e azioni singole, ma si può anche fare con cifre molto piccole utilizzando ETF e fondi. Paradossalmente, con una cifra relativamente piccola, tipo 3.000-5.000 euro, si può già ottenere questa diversificazione perché lo strumento lo fa già, il gestore già diversifica lui. Ok, grazie. Noi abbiamo finito. Ci vediamo alla prossima puntata. Grazie.